Bella a tutti ragazzi, ben ritornati da vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo su Clash Royale. Esatto, Joker su Clash Royale, la pippa in assoluto è tornata ragazzi e siamo qua per farsi due risate per quanto faccio cagare. Ebbene ragazzi, sono sempre a 2804 coppe, perché stavo a 2700 coppe, sono di nuovo sceso indietro. E ragazzi, ho fatto praticamente le ultime battaglie poco fa praticamente, dove appunto ho vinto di nuovo tutte quante le partite, ragazzi. Ho fatto tre partite assurde dove le ho vinte. E porca miseria, mo sono curioso di vedere se adesso andrò a giocare ovviamente con il mio deck. Sempre che io ho usato questo deck qui, ragazzi, che state vedendo, e ho usato questo qua con la scintilla. Io mi trovo molto bene sia con questo che con quell'altro. Voglio provare a continuare a giocare un po' con questo, ragazzi, a un prezzo molto basso, a un costo molto basso. E sono, sinceramente, mi ci sto trovando abbastanza bene. Però ragazzi, io gentilmente vi chiedo qua sotto nei commenti, oltre a rompere i coglioni della gente che dice che sono buono a giocare e c'ha ragione però, oltre a di quello, vi chiederei gentilmente di consigliarmi un deck per appunto per andare avanti e cercare di arrivare in questa arena leggendaria. Che non ci riesco, raga, non ci riesco. Non so per quale motivo ci sto provando, ma non ci riesco. Quindi andiamo subito a farci qualche altra partita. Ovviamente ragazzi, io vorrei portarvi anche qualche altro torneo, se siete d'accordo con me. Quindi speriamo bene. Intanto abbiamo incontrato un avversario già sicuramente forte, raga, perché c'ha 2800, quasi 2900 coppe. E già ha fatto una giocata molto particolare, sinceramente. Però io subito ti contrabbatto proprio con un bel gigante royale, un bel minatore che ti va a rompere le palle, anche perché tu hai usato molto elisir, hai usato all'inizio. Ecco, quello non ci voleva, sinceramente. Però un po' di danno lo stiamo facendo, ragazzi. Un po' di danno alla torre dobbiamo farlo, ok. No, diciamo che non abbiamo risposto malissimo. Non abbiamo risposto malissimo, eh. Ecco, ok. Ok, 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 ok. Corri, 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 se no ce la butta giù. Ok, che culo. Vabbè, quella l'abbiamo persa. Quella è poco ma sicuro, ma quella torre l'abbiamo persa proprio al 100%. È inutile, anche se ci butto il pecca, raga. L'abbiamo persa, va bene, dai. Tanto sicuramente possiamo farcela anche noi, cioè gliela buttiamo giù anche noi quella torre lì, senza problemi. Vai, vai, puoi fare quello che ti pare. Ok, siamo uno pari, ragazzi, siamo tornati uno pari. Quindi vediamo un attimino come gestircela sta cosa. Lui continuerà ad attaccarmi da lì, non lo so. Io intanto gli butto qualche goblin lancieri da quella parte che gli fa leggermente danno alla torre. Aspettiamo un attimino perché sicuramente questo mob mi fa un attacco. Io non ho molto elisir, non ce l'ho per niente. Facciamo attenzione ragazzi, dobbiamo giostrarcela bene, che questo comunque è bravo. E come stava a dire, infatti lui adesso ci attaccherà da sto lato. Vai, 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 l'abbiamo contrastato penso bene. Gli buttiamo il gigante royale. Dai gigante royale, dai gigante royale, vai così. Buttiamo la principessa che gli vanno a rompere le palle ai goblin, se no me lo buttano giù i goblin. Dai principe, sì, è leggermente lenta, leggermente lenta. Vai ancora di goblin. Vai di minatore. Questi li buttiamo qua, tanto lui mi li butta sempre lì. Ok, 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 ok. Vai di sgherri un po' a fermare, raga, che sennò ci fa il culo a strisce. Vai col pecca. Dai col pecca, dai col pecca. Goblin lanciati lì davanti. Di nuovo minatore. Questo raga, è un deck molto, molto veloce, Cioè, questo è un deck velocissimo, ragazzi. Questo è un deck velocissimo. Ok, aspettiamo qualche secondo che lui sicuramente... Guarda che gliella. Guarda che gliella. Attacci tua. Ancora minatore. Ancora minatore che va a buttare giù. Gigante royale. Tanto lui pure adesso mi attacca sotto. Sti cazzi, io provo ad andare sopra. Devo provare ad andare sopra, raga. Dai, 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 debutto tutto, ti butto tutto, ti butto tutto, ragazzi. Qui ce la siamo giocata, penso, bene, ragazzuoli, Secondo me qua ce la siamo giocata bene, assolutamente. 36 trofei. Siamo a 2840. Io penso che qui ce la siamo giocata discretamente, ragazzuoli. Vai, apriamoci subito questo, almeno ci leviamo un posto. E almeno ci possono dare forse un bauletto di quelli speciali. Qui abbiamo qualche carta da prendere, no. Proviamo ad andare avanti così ancora? Dai, proviamoci, proviamo un altro... Un altro scontro, vediamo se riusciamo, raga. 2835 coppe questo. Vediamo un attimino come riusciamo a giostrarcela qui. Allora, non mi ha dato né goblin e né il gigante royale subito, quindi siamo partiti abbastanza maluccio. Vediamo un attimino come fare qui, ragazzi. Allora, io
così, a random gli butto questo e gli butto un minatore. Un gigante. Vai, vai, fategli danno, fategli danno. Fategli danno, fermiamoli un attimino, almeno può essere che il gigante ha più possibilità di fargli qualche danno. La strega e lo stregone insieme, regà, sono un bel dito al culos. Però vediamo un attimino, vai con la principessina, vai con la principessina. Forse gliela buttiamo giù anche, eh? No, non gliel'abbiamo buttata giù. Mo so cazzi. Mo che se inventiamo? Che se inventiamo? Mo che mi ha massacrato, regà. Madonna mia, questo... Madonna mia, se... Arco 2! Madonna, se mi ha fatto... E la madonna, regà, se mi ha fatto male questo. E la madonna, se mi ha potuto far male. Mamma mia, regà. Vabbè, dai, forse ho sbagliato io proprio tantissimo qua, ragazzi. Qui ho sbagliato tantissimo. Minchia, mi ha fatto un contrattacco assurdo, regà, questo, eh. Questo... Come cazzo contrastavo? Secondo me... Non penso di aver sbagliato nulla, regà, ma è lui che se l'è proprio giocata prepotentemente. Vabbè, dai, ci sta, sti cavoli. Riproviamo di nuovo con un altro attacco con lo stesso deck e poi eventualmente mettiamo quello anche noi con la scintilla. Allora, lui ha 2820 coppe, che non è male. Quindi vediamo un attimino che cacchio riusciamo a fare. Subito Goblin Cherry. Proprio subito, subito, subito. Giusto per fare un po' di danno. I spiriti del fuoco, così se le levamo subito i Goblin di merda. Allora mandiamo, ragazzi. Mini pecca. Gigante Royal. Mini pecca, gigante Royal. Dai col minatore, dai col minatore, dai col minatore. Anzi, facciamo così. Mettiamo un po' di sgherri. Dai, 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 dai. Dai, mortacci vostra, su. Allora, riprendiamo un po' di elisi perché siamo messi veramente male. Io, raga, comunque, diciamo che non mi trovo malissimo con sti deck, però... Quello di prima ci ha proprio suonato come una zampogna, raga, veramente ci ha proprio massacrato del brutto. Quindi 6 e 3, 9 per mettere il gigante e per mettere quell'altro. Quindi vai così, gigante. Questo, minatore. Vai, 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 vai. Vai così, vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. E questo ce lo contrasta in un modo incredibile. C'ha sti cacacazzi de cosi. Dai, 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 questi li abbiamo buttati giù. Beh, sta pure incazzato, pure. Sta pure incazzato, oltretutto. Mi stai a contrastare in un modo incredibile. Sta pure incazzato, fracico. Dai, principessina, fagli il culo a strisce, principessina. Va bene, va bene, va bene, c'è problema. Sgherri. Spam. Spiriti del fuoco. Goblin. La riprincipessa. I mortacci tua. Sgherri. Vai, 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 ragazzi, vai, ragazzi. Minatore da quel lato, così non se lo aspetta, ragazzi. Abbiamo fatto una mossa incredibile. Una mossa incredibile, non se l'aspettava proprio. Qui gli mettiamo. E che gli mettiamo? Questi. Questi, si sono volte le palle. Vai così, vai così. Ti prego, contrasta, contrasta. Che questo ci sfonda il culo in un modo incredibile. Dai, ragazzi, stiamo resistendo. Stiamo resistendo, ragazzi. Nessuna carta selezionata, non è vero. Dai così, dai, 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 cazzo. Dai, cazzo, dai, cazzo. Bello, 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 ragazzi. Guarda come abbiamo vinto. Mamma mia, come abbiamo vinto. Sudate, ragazzi, la gocciolina di sudore che cade proprio. Qui abbiamo vinto un po' a culo. Di nuovo 2840 coppe e proviamo a prenderci l'altro deck, che è questo qui, il nostro. Utilizziamo sempre questo, quindi andiamo con un altro bello scontro e vediamo se riusciamo a portarci quasi vicino alle 2900 coppe. Buona fortuna, anche a te caro, buona fortuna. Direi di mandargli 6S12, quindi 9. Mettiamo scintilla. Mettiamo subito il gigante Royal. La Valkyria ha un bel dito al culo, raga. Dai così, gigante Royal. Poi gli mettiamo là per fermare la Valkyria. Ecco, ok, perfetto, c'ha mezzo perculato. Mettiamogli questa, almeno se l'amo dal palle. Ok. Non credo che riesco a colpirlo mai con la scintilla, non credo proprio. Infatti c'è che ci ha messo il maledetto, ci ha tirato addosso proprio il minatore. Ci siamo un po' difesi, ragazzi. Un po' sudata, ma ci siamo un po' difesi. Questa mi sa che è tosta. Dobbiamo giocarcela bene, se riusciamo a giocarcela bene. Allora, io direi adesso di
Schiaffagli, una principessina che può far qualche danno. Quello ci butta sempre la Valchiria, rompe i coglioni. Io metterei stregone e principessa. Che devo fare? Lo immaginavo che mi buttava tipo Pekka o qualche altra cosa, guarda. Mortacci di Pippo. È anche vero che se vado a mettere... Cazzo. Mettiamoglieli dietro, raga. Ecco, niente. Qui ci ha anculato, raga. Ci ha anculato proprio. Anche perché i cosi, i scheletri con la Valchiria, raga, durano 30 secondi neanche. Quanto cazzo è forte la Valchiria? La odio profondamente proprio. La odio. Che morirà entro 30 secondi. Ma questo, ragazzi, sicuramente non ce la faccio. Non riesco a contrastarlo, raga. Questo è più bravo di me, non ce la posso fare niente. È bravo comunque. È bravo. Poi vabbè che so io pure che lascia perdere, però pure lui, raga, non è assolutamente male. Io provo a buttargliele tutte e vedere se riusciamo, ma sto pure senza Elisir, è un bel casino. No, questo non ci riesco, ragazzi. Ci ha anculato. Non ce la facciamo proprio minimamente a fare quello che vogliamo. Anzi, ci ha pure rotto un'altra da torre. No, questo non ce la facciamo, raga. Mi dispiace. Vabbè, dai, questa purtroppo l'abbiamo persa. Ci ho provato, ragazzuoli. Niente, ragazzi, questa l'abbiamo persa. Vabbè, dai, signori, io ci ho provato un pochettino. Siamo fermi a 2810 coppe. Quindi, niente, abbiamo preso poche. Con tre scontri abbiamo preso 6 coppe, raga. Cioè, veramente... micidiale, perché ne abbiamo vinto uno e due ne abbiamo persi. Vabbè, ci ho provato, ma chi se ne frega. Ragazzuoli, allora, qua sotto nei commenti, oppure taggatemi su Instagram, oppure mi taggate su Facebook, con un deck che voi vi trovate molto bene nell'Arena 8. Io proverò a cercare comunque qualche altro deck da qualche parte e lo proveremo nei prossimi appuntamenti. Quindi mi raccomando, un bel pollice in su, commentando e condividendo questo video. Passiamo già a Facebook, Instagram, sempre in descrizione. Un like anche per il buboncino che mi è uscito qui, molto bello, carino, proprio ta becca e porta a casa. Al prossimo appuntamento, vostro Giocanigno. Ciao ragazzi.